Buongiorno e bentrovati, ci troviamo a Cesenatico, siamo presso l'Hotel Britannia in compagnia della signorina Silvia Gualtieri. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, è finito questo lungo lockdown di 4 mesi praticamente, 3 mesi e mezzo. Sì. L'hotel ha riaperto, come sono le sensazioni? C'è una grande voglia di ripartire e molta voglia di accogliere i nostri ospiti di nuovo qui nel nostro hotel. Abbiamo già fatto esperienza dei primi weekend, sono andati bene e perfetto. I clienti sono stati molto felici di vedere il distanziamento che abbiamo attuato. Certo, quali sono le misure di preciso che avete attuato? Ecco. Beh, in particolare il gel igienizzante per le mani, disponibile in molti punti dell'hotel, certo, e a ogni ingresso. Poi chiaramente tutto il nostro personale è attrezzato con le mascherine monouso. E, i tavoli sono molto distanziati e abbiamo la fortuna di avere molto spazio anche all'esterno, quindi la grande terrazza sicuramente certo è un punto in più per permettere il relax ai nostri ospiti in tutta tranquillità. Benissimo, vedo anche che c'è un plexiglass a ricevimento, sì. Questo serve appunto per il distanziamento tra i clienti e il personale. I clienti da dove arrivano principalmente? Quest'anno abbiamo avuto un boom, diciamo, di richieste dall'Italia, perché chiaramente la nostra clientela, essendo anche internazionale, molti inglesi purtroppo l'ho dovuto disdire, lo stesso è capitato ad esempio certo con i tedeschi, però devo dire che abbiamo sperimentato un aumento delle prenotazioni dall'Italia, Modena, Milano, qualche signore del Veneto. Beh, una novità diciamo, tutto sommato. Bene, a questo punto ci trasferiamo nella spiaggia antistante l'hotel per vedere quelle che sono le dotazioni adottate in materia di sicurezza. Ecco Silvia, siamo presso la spiaggia dell'Hotel Britannia. Quali sono le caratteristiche di questa spiaggia? Beh, noi abbiamo sempre avuto ombrelloni molto distanziati tra loro e quest'anno siamo arrivati addirittura ad avere 16 metri per ogni ombrellone, appunto per rispettare il distanziamento sociale. Poi chiaramente appunto la nostra spiaggia è attrezzata con campi di beach volley che adesso è permesso e quindi aspettiamo veramente tutti in un'atmosfera di grande tranquillità e sicurezza. Benissimo. Avete perso dei posti rispetto agli altri anni come capienza? Purtroppo sì, abbiamo avuto un piccolo calo degli ombrelloni, ma abbastanza limitato in realtà, appunto la nostra spiaggia è sempre stata molto, molto ampia e con ampi spazi tra gli ombrelloni, per cui per fortuna non ci ha toccato più di tanto. Ci troviamo presso la piscina dell'Hotel Britannia, sempre in compagnia di Silvia. Ecco Silvia, quali sono le dotazioni che avete messo in pratica qui all'interno del comparto piscina? Allora, sicuramente c'è stata la necessità di contingentare gli accessi, per fortuna noi abbiamo una piscina molto grande, per cui non abbiamo dovuto limitare eccessivamente l'afflusso delle persone, possiamo ospitarne circa una ventina in totale sicurezza. Abbiamo inoltre provveduto a distanziare i lettini, così che venga rispettata la certo distanza interpersonale, e a fornire il gel a chi lo desidera. Benissimo. Vogliamo dare i dati per potervi contattare, l'indirizzo mail, il numero di telefono? Certo, ci trovate su www.hbritannia.it, al nostro sito internet, e la nostra email è hbritannia@hbritannia.it. Vi aspettiamo a Cesenatico!